ci troviamo nel frantoio di Solacciano, nella frazione di Santa Maria Infante, nel comune di Minturno, in provincia di Latina. C'è la descrizione che ce la farà Angelo Ciufo, il quale è intervenuto già per ripristinare il passaggio costruito da fango dopo una grandissima pioggia. Allora, dici pure, siamo passati nella presa. Prima la presa dove si mettono le olive, poi queste sono le cassette vive. Poi sulla nostra destra c'è la cosiddetta ruota che macina la vecchia ruota di marmo. Qui c'è il tiraggio delle olive che vanno nel frantoio per essere in realtà rotte, cosiddette molate. Poi lì viene fatta la pasta e proseguendo di qui scende all'apposito deliziatore della pasta. E questa pasta viene caricata col boletto che viene alzato, poi caricati i vari pistoncini che poi a sua volta vengono messe alle nostre preste, qui dietro le nostre spalle. Adesso vi presentiamo Nazareno, l'operatore della serata. Buonasera, allora, fino a dove siete arrivati? Alla macina, dalla macina la passiamo dentro la camola, dove la pasta viene lavorata a 40 gradi. A 40 gradi la mettiamo sopra dei cestelli fatti con delle sportelle di nylon, che dopo viene messa sui carrelli e viene portata sotto le presse. Dalla pressa viene lavorata fino a 400 atmosfere, perché diciamo l'olio non si purifica, non esce tutta l'acqua. È una operazione a freddo questa, no? Sì, questa qua è sempre a freddo, sì, sempre un vecchio sistema. Ottimo, genuino, si poi dopo l'olio. Dalle vasche dietro le presse viene trasportato sulla vasca che sta al di sopra del separatore. Vedi, questa è la vasca dove ci va l'olio con l'acqua. Dopo l'acqua, tramite questi tubi, viene portata sopra la vasca al separatore. E lì dalla vasca al separatore viene mandata giù dentro al separatore. Se si affaccia vede. E qui questa è acqua e olio mischiata. Poi esce di qua e esce l'olio finito, lavorato, che è una cosa fina. Adesso se vuoi in curiosità c'è la proprietaria del locale che vi sa fare dire bene o male come funziona peso, poi qui c'è sulla nostra destra l'ufficio dove vengono presi sempre il frantoio Solacciano della frazione di Santa Maria Infante, dove la signora Elena Shatalova di pensiero. Allora, il frantoio esiste 39 anni, è stato fondato dal mio suocero tanti anni fa, con ancora le preste di legna e il molino di una ruota. Adesso c'è la potenza di 120 quintali al 24 ore. Al periodo lavoriamo dall'inizio di novembre fino aprile, se una sacona, con 24 sul 24 dal novembre al gennaio e poi al tempo di 14-16 ore giornalieri. E cosa ancora? La resa, media della nostra resa, praticamente siamo orgogliosi perché la media fa 24%, che comunque è una resa alta. L'olio esce di ottima qualità, a freddo, buonissimo. Che voglio ancora dire? Non lo so. Bene, vengono tutti dalle campagne, dalle sì, praticamente forniamo clienti da diverse zone, cominciando da Ponte Corvo, Cassino, tutta questa zona qua, finendo con Itri, con Fondi Itri, che vengono veramente passando 4 o 5 frantoie per strada, vengono qua da noi e sopportano ritardi di 5-6 giorni e comunque marciano qui, quindi vuol dire che almeno la qualità del prodotto possiamo offrire buona. Facciamo un massimo di 40 clienti al giorno, sempre con 5-6 i ragazzi di operaio di manodopera che aiutano tanto, sì assolutamente. Sempre ci sono ritardi per questione soprattutto dei guasti che capitano purtroppo il lavoro manuale, quindi i guasti capitano quasi sempre, no? E le olive provenienti della raccolta dove? Sempre le olive colline, che adesso a proposito uscita questa legge di registrarli proprio come la marca del prodotto,
le olive delle colline, praticamente sono tutte le montagne di Sesse Aurunche, tutte le pianure, le comune di qua vicine a noi, le comune di San Cosma Damiano, Castelforte, Ponte Corvo, Minturno, Sesto i Trifondi, Gaeta, Formia, cioè tutti i comuni nostri, diciamo, tutti in vicinanza. E volevo far ripetere un attimo il nome, non mi... Elena Shatalova, è un po' complicato, no, dire, in pratica, provenendo dall'Ucraina. Dall'Ucraina, sì. Che cosa avete incontrato, difficoltà nel integrarsi nella nostra, in Italia, in particolare in questo paesino comunque credo accogliente? Non era difficoltà del... no, assolutamente, guarda, della mentalità abbiamo molto molto comune, quindi non ho mai avuto la difficoltà di integrazione proprio sociale. Più difficoltà città provincia, però l'avrei subito anche nel mio paese se fosse andavo a vivere in una provincia, no? Però è una cosa superabile, comunque no, niente difficoltà, davvero niente. Anzi, devo dire che gli italiani sono splendidi per questo, ti cercano capire in tutti i modi. Quando sapevo due parole in italiano, lì si fermavano per ora finché non mi capivano, finché non spiegavano e finché non erano sicuri che avevo capito. Quindi è una cosa veramente... è difficile non integrarsi in questo paese. E per quanto riguarda invece il lavoro, cioè partire da una località, venire a un'altra, provarsi appunto, ecco, inserirsi in un campo, in un settore completamente... assolutamente diverso, che sono laureata in medicina, veramente per me era un lavoro di mio marito, non il mio, però guarda, veramente l'amore si fa i miracoli, quello sicuro. Essendo tu laureata in medicina, sì. E vedo che sei molto appassionata degli animali. Va bene, sì, era una mia seconda passione, diciamo, era un hobby che è diventato adesso un mio lavoro, come era maggiore possibilità di impegno, diciamo, in Italia. Con bambini, famiglia, era la cosa possibile, piacevole e conveniente da fare. Non sei una veterinaria, però sei no, molto... No, puri... recentemente l'esperienza ha fatto... Il campo cose. Medico. Sì, quindi mi aiuta tanto, anche il mio studio mi aiuta tanto, sì. A parte che faccio medico di famiglia per la mia famiglia. Quanti, un bambino? Due bambini, vabbè. Bene, grazie. Grazie a voi. Questa è la macina con tre ruote. Si passa la pasta, una volta macinata passa nella grappola. Arriva a 40 gradi, poi viene lavorata così, si mette sulle sportelle, attenzione al ragno, sulle sportelle, che si compone un cesto che è fatto di 5 sportelle. Finito di comporre questo cesto, si prende con il ragno e si mette sul terreno buono. Tutto in automatico, sono scelto da te. Poi intorno sopra, arrivo a prendere l'altra parte, che è diverso prima la parte in centro, e dalla parte. Una pressa è composta da due quintali, al massimo può arrivare a 220. Due quintali in centro, va. E dopo di che viene portata. Poi io viene portata a